I ragazzi sono molto bravi, quest'anno per noi è il primo anno, siamo dei novelli diciamo, e dalle prime quattro partite abbiamo avuto un pareggio e tre vittorie. Stiamo piano piano capendo com'è insomma il torneo perché è molto tirato fino all'ultimo minuto. La prima partita vinta all'ultimo minuto e dopo gli ultimi 30 secondi un palo degli avversari. Ogni partita è una battaglia, quindi siamo stati anche un po' fortunati, però come si dice, se uno ci crede fino alla fine, ogni tanto un po' di fortuna non guasta. Allora, per quanto riguarda la rappresentativa, secondo me è uno stimolo in più per i giocatori. Noi abbiamo dei giocatori molto validi e questa cosa a loro piace. Se dovessero risultare fra quelli in lista, gli farebbe piacere giocare. Sicuramente gli impegni sono tanti, però insomma, una rappresentativa è sempre una rappresentativa. Poi giocare contro una squadra di A1 è sempre importante perché si vede il livello. Allora, per quanto riguarda la squadra nostra, noi abbiamo da Leoncavallo, che penso che è proprio il nostro motore, e poi abbiamo Epifani, Zucchelli, Muscatello, però tutti bravi davanti, diciamo i quattro davanti insieme poi agli esterni, sono tutti bravi. Sicuramente quello che ci fa fare sempre il salto di qualità è Leoncavallo, ma tutti gli altri insomma è un gruppo, pure gli esterni con Palocci e Capone uguali. Però insomma la differenza la fa in campo insomma sempre Leoncavallo come fulcro del gioco, quindi penso sia lui il primo che noi comunque faremo come nome, sicuramente.